Diventa famoso con la camera in quelle condizioni? Ma tua madre non la vedi più. Ma no, ma che stai dicendo? Dicendo che non mi interessa se vuoi diventare il chimico più famoso del mondo. Se non metti a posto la tua camera, io cambio la serratura e in casa non ci entri più. Ma mamma, io abito per i fatti miei già da un po' di tempo. Cambio la serratura anche a te. E credi che cambi qualcosa? Via, yeah, camera a posto e pedalare. Sì, scusami, mamma, scusa. Tutto bene? Sì, no, è che pensavo a come potrebbe reagire mia madre se le dicessi che lascio Giada. Vuoi lasciare Giada? No. Vuoi lasciare Giada? Ma brutto disgraziato fetente, ma vuoi lasciare Giada 2 anni dal matrimonio? Ma sai come sono, no? Penso ci rimarrebbe peggio lei che io. Stanno sempre lì a metterti pressione addosso, sempre col fiato sul collo. Io non lo so, non... Lo so. Che poi basterebbe che si rendessero conto che loro hanno una vita e noi abbiamo la nostra. Infatti, poi uno passa la vita a seminare emozioni e a raccogliere delusioni. Che poi basta la salute. Anche se sono sempre i migliori ad andarsene per primi, eh? E la madre dei cretini, beh, è sempre incinta. Ti piace Venezia? Bella, ma non ci vivrei. Com'è quella delle emozioni? Me la sono persa. E tu come la prenderebbero? Ma mia madre non c'è più da tanto. Bravo, Albi! Vedi se i nonni li ha tutti? E mio padre... Lo lasci? Lo lasci? Dimmi che lo lasci! Ma finalmente, ma tesoro, ma lo vedi che hai fatto bene? Così almeno vivremo sempre insieme. Tu sei la mia bimba, sei la mia bimba bellissima che vivrà sempre insieme al suo papà. E mio padre è un tipo un po' particolare. Vabbè, ma chi è che non lo è, voglio dire? E quest'altro cosa fa? Il chimico. Il chimico nel senso di ricercatore? E tu lasci un dottore nel senso di medico per un chimico nel senso di ricercatore? Ma ti sembra uno scambio alla pari? Ma dico, ma ti ha dato di volta il cervello con tutto il circondario? No, forse non sarebbe troppo contento. Comunque scusami per tua madre, prima non sapevo fosse mancata. Non è mancata? No, lo so che non è mancata, lei è qui con noi, lei è sempre... No, è da un'altra parte. Sì, è da un'altra parte con il corpo, ma lo spirito, no, l'anima è qui con noi. Nel senso che è andata via. Sì, ma è andata via soltanto con una parte di sé, perché capisci che l'anima... È viva, sì, è viva il Dio, è viva, sì, allora... Non è morta, mia madre non è morta, se mi vuoi parlare! Scusa. È andata via, perché niente, un giorno ha iniziato a prendere lezioni di tango, solo che poi, non navigando noi nell'oro, non poteva più pagarle. E poi però ha trovato il modo per pagarle. E adesso è in Argentina con Pedro. Sai che mi ha dato una bella idea su come pagare Marcelo il giardiniero? Sì, poi mio padre non è uno che rimorchia proprio facilmente. No, quindi... No. Io ho rimorchiato tante di quelle donne nella vita che tu non... Che farebbero carte false per dire che le ho rimorchiate io. Beh, un po' lo capisco, eh. Neanche io sono così bravo in questo genere di cose. Per genere di cose intendi tutto ciò che distingue gli esseri umani dalle piante? Grazie, mamma. No, non so se sai che spesso chi non ha personalità è perché ha avuto una madre col carattere dominante. Non è che non ce l'hai. Quindi ce l'ho. Io ti voglio bene. Ti voglio bene. Ma comunque, per me, secondo me, non è male questa... Sara. Eh? Quindi dovrei lasciare Giada. No! Cosa lasciare Giada? Fattela, ma non lasciare Giada. Adesso qui, Alberto, parliamo seriamente. Tu non sei tipo di ragazzo di cui una si può innamorare. Quindi, essendo che stai con Giada da 8 anni, non lasciare Giada. Ma scusa, ma tuo papà vi amate così tanto? Ma no. Non ci amiamo. Non ci amiamo più! Pensi che io e lui ci amiamo ancora? Non ci amiamo più. Ci sopportiamo,
Quando non sgarreggia sotto le coperte, ci sopportiamo, ma non ci amiamo più. Forse non ci siamo mai amati. Mai, no, stavamo assieme, ma forse avevamo paura di rimanere soli. Ma! Tu e papà vi amate, vero? No, amore! Meno male. Sai cosa? Avrei voglia di mollare tutto e di scappare. Dai, facciamolo. Dai, scappiamo. Scappiamo? Accendi sta macchina. Vabbè. Dai, accendi sta macchina. Beh, ma guarda che io di pazzie ne ho fatte un sacco, eh. Dai. Ne ho fatte tantissime. Una volta ho preso 23 all'università, no? Mm. Poi l'ho rifiutato, sono andato dai miei e gli ho detto che avevo preso 29. E poi sono andato a ridare l'esame e ho preso 29. Grande. Anch'io l'ho fatto una volta. Mi hanno dato 23, l'ho rifiutato e l'ho ridato. E mi hanno bocciato. Cioè, ho anticipato la realtà, capisci? Ho anticipato la realtà. Alberto. Bel nome per uno sposo. Peccato. Non lascerai mai Giada, vero? Ma sei seria? Ma cosa c'entra questo? Rispondi alla domanda. Io... Tu cosa? Ma cazzo, ma rispondi! Che Alberto, mi stai dilaniando il cuore! Cazzo, ma ti tengono per le palle in sta serie, eh? Ragazzi, mi raccomando, non perdetevi il finale di stagione! La prossima puntata, secondo me, sarà una cosa pazzesca, cazzo! Ciao, stronzi! Thank you.